Tra le mani un bouquet di fiori. Come un semplice pellegrino, a poche ore dalla sua elezione, Papa Francesco si affida alla guida materna di Maria, qui nella Cappella Paolina della Basilica di Santa Maria Maggiore, in ginocchio davanti all'antica icona mariana Salus Populi Romani. Una devozione che continua ad illuminare il suo pontificato ed il cammino della Chiesa, un'immagine intimamente legata all'antica storia dell'urbe. Di questa icona sono enigmatiche le vicende che la portarono tra le mura della Basilica Liberiana. La tradizione vuole che sia uno dei ritratti della Vergine eseguiti dalla mano dell'Evangelista Luca, dunque un'immagine preziosa e veneratissima perché raffigurerebbe l'autentico aspetto di Maria. A ricordarci alcuni degli episodi per cui le è stato attribuito il nome di salvezza del popolo romano, a partire dal VI secolo sotto il pontificato di Papa Gregorio Magno, è l'archeologa Alessandra Milella che ci guiderà in questo viaggio alla scoperta delle immagini romane della Madre di Dio. A quell'epoca infatti sarebbe scoppiata una pestilenza terribile per la città e il Papa, per cercare di scongiurare questo pericolo per la popolazione, avrebbe ordinato, diciamo, una processione a capo della quale sarebbe stata portata un'icona della Madonna in giro per le vie della città. L'ultimo caso, diciamo, per così dire, di guarigione miracolosa, questa volta dal colera, risale addirittura a tempi relativamente recenti, siamo alla metà del 1800, quando Papa Gregorio XVI, appunto per scongiurare una fortissima, violentissima epidemia di colera, avrebbe indetto l'ennesima processione per portare l'immagine della Vergine in giro per le vie della città. Tra storia e leggenda si confondono anche le origini della Basilica di Santa Maria Maggiore. Il maestoso mosaico absidale la lega con certezza al pontificato di Sisto III, che intorno al 435, all'indomani del dogma della Divina Maternità di Maria, sancito dal Concilio di Efeso, volle erigere sul colle più alto di Roma un tempio in suo onore. Straordinaria è invece la sua primitiva edificazione, risalente all'estate del 352. Si dice che in seguito ad un'apparizione al Papa dell'epoca, Papa Liberio, e contemporaneamente ad un patrizio romano, il patrizio Giovanni, che voleva destinare una parte dei suoi averi alla Chiesa, appunto, la Vergine avrebbe, appunto apparendo in sogno a questi due personaggi, la Vergine avrebbe detto loro di edificare una basilica nel luogo in cui la mattina seguente avessero trovato la neve. Il problema è che si trattava appunto della notte fra il 4 e il 5 agosto, quindi sicuramente un evento assolutamente straordinario. La mattina seguente, naturalmente, accorsi sulla cima del Colle Esquilino e trovata una coltre bianca caduta nel corso della notte, Papa Liberio avrebbe tracciato il perimetro della nuova basilica che appunto in questo modo sarebbe stata edificata.